non si può non volere bene a Marco Negri, perché i gol parlano da solo, ma soprattutto ci siamo onorati di farti due domande, queste, e ci, ti ringraziamo che tu le accogli, che si tirano di tutto, ma anche no. A lui, oh, a tutti, levati di uno, levati di uno. Yeah. Porca puttana, ma che l'ha tirato, l'acido? Marco, gioie così. Quanto ne ricordi la tua carriera da giocatore? No, vabbè, ma quella, il fatto di andare in Serie B penso che sia accada una, due o tre volte al massimo nella carriera di un giocatore, quindi è giusto festeggiare, è una grossa impresa, perché ripeto, è stata una stagione un po' così per tutti, perché ci sono stati tantissimi infortuni. Quindi questa squadra ci sono stati, oltre che 20 buoni giocatori, ci sono stati 20 uomini che veramente hanno dimostrato di stringere i denti anche quando avevano dei problemi, perché non bisogna dimenticare che tanti hanno giocato con infortuni e insomma non in perfette condizioni, quindi festeggiamo adesso. Senti, ti volevo dire il valore e le emozioni che hai provato quest'oggi, io credo sul il tuo primo gol, il secondo qualche uragano all'interno si è mosso. Ma sì, insomma, fa piacere, perché chiaramente era una partita decisiva, quindi, però ripeto, la gioia è da dividere veramente con tutti i ragazzi, perché è stata un'impresa e niente, è giusto che adesso... Cioè, lui diceva Marco 18, ci hanno preso? No, quella era riferita alla maglia, però sono contento, ma l'importante è essere, aver fatto magari qualche gol che ha aiutato la squadra a raggiungere il risultato, però ripeto, è un'impresa ed è giusto che tutti festeggino, ma alla grande, perché non è stata facile. Noi ti ringraziamo, soprattutto ti ringraziamo di questa intervista. Ciao Marco, tante belle cose. I veri sportivi non si sono dimenticati quella splendida doppietta con il Brescia.